Alla vigilia del mini Super Tuesday, in cui si vota in 6 stati per le primarie, la fibrillazione è alle stelle in casa repubblicana. L'Ohio, dove sono in ballo 66 delegati per il Grand Old Party, è una tappa chiave. Da Lincoln ad oggi nessun repubblicano è entrato alla Casa Bianca senza vincere in Ohio. I'm a better person than the people I'm running against, that I can tell you. Sono una persona migliore dei miei concorrenti, ve lo posso assicurare, sono una persona migliore di Hillary. Hillary non va affatto bene, ha detto Donald Trump durante un comizio in Florida. Uno stato nel quale i sondaggi gli danno il 44% delle preferenze, con un vantaggio di ben 20 punti percentuali rispetto a Ted Cruz. Ancora più distaccato Marco Rubio, il solo candidato repubblicano che, stando alle previsioni, potrebbe mettere in difficoltà Trump in Ohio, e John Kasich, che tuttavia è molto defilato nella competizione repubblicana. Tra i democratici, poi, il mini Super Tuesday potrebbe sancire la svolta definitiva per Hillary Clinton. Se si vuole essere presidente, non basta dire alla gente che si è contro qualcosa, non basta puntare il dito, trovare un capro espiatorio a cui dare la colpa. Siamo un paese che vive di speranza e d'opportunità e che vuole rendere il futuro migliore di oggi e di ieri, ha detto Clinton. L'ex First Lady sembra ben piazzata per battere Bernie Sanders almeno in 3 dei 6 stati in cui si va al voto: Florida, Illinois e Ohio. Il senatore del Vermont potrebbe subire la sconfitta destinata a mettere una pietra tombale sulle sue ambizioni presidenziali. Trump's hatred.